Ciao a tutti, sono Paolo, il responsabile dell'assistenza TK. Oggi sono qui con voi per mostrarvi come andare a sostituire la slitta di regolazione sulle nostre talloniere con ski brake posteriore. Per questa operazione utilizzeremo il grasso TK, un cacciavite Torx 10, un cacciavite piatto, un cacciavite Philips 2 o in alternativa un avvitatore con inserto Philips 2. Andiamo ora a rimuovere lo ski brake posteriore utilizzando il cacciavite Torx 10. Rimuoviamo le tre viti che tengono lo ski brakes fissato alla slitta. Mettiamo lo ski brake in posizione di discesa e dall'alto verso il basso facciamo ruotare per poterlo rimuovere. Rimuoviamo il pulsante e molla e tramite l'avvitatore con inserto Philips 2 portiamo la talloniera oltre corsa tutta in avanti. A questo punto tramite il cacciavite piatto andiamo a rimuovere la vite Earth System e sfiliamo la talloniera dal di dietro. Andiamo quindi a rimuovere la slitta danneggiata dallo sci e inseriamo quella di ricambio. Una volta inserito la slitta di ricambio, applichiamo una piccola quantità di grasso TK così da facilitare lo scorrimento della talloniera quando la andiamo a inserire. Ecco qua. Inseriamo la talloniera sulla slitta fino in fondo, rimuovendo il grasso in eccesso e riposizioniamo il pacco ERS. Applichiamo una leggera pressione e tramite avvitatore con inserto Philips 2 riposizioniamo la talloniera. Passiamo ora ad assemblare lo ski brake posteriore sulla nostra talloniera. Prendiamo la molla assicurandoci che l'estremità della molla sia rivolta verso l'alto. Applichiamo una piccola quantità di grasso sotto il pulsante così da tenerlo ben stabilizzato durante l'operazione e andiamo a inserire dall'alto verso il basso lo ski brake posteriore. A questo punto lo posizioniamo nella modalità di salita. Andiamo quindi ora ad avvitare le viti di fissaggio, evitando di serrare eccessivamente le viti. Ultima fase, verifichiamo il corretto funzionamento dello ski brake sia in modalità di discesa, ovvero completamente libero, sia in modalità di salita bloccato. Spero quindi di esservi stato d'aiuto e nel caso in cui vi sorgano dubbi o abbiate bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarci. Ci vediamo al prossimo video!